Niente, un indolenzimento muscolare che non gli permette di essere presente. Semplicemente niente di gravissimo, però un muscolo affaticato, che il rischio è di andarci sopra enorme. Quindi mi auguro di averlo, se non per il Pisa, almeno per l'entella. Oh no, no, non c'è sfortuna. C'è una ratio sui campi di allenamento, su qualcosa, su una preparazione, non so, chiedo. C'è una razza su, basta solo rifletterci, cioè quando noi abbiamo avuto, perché anche Firenze ha avuto un carico sui flessori, anche Cicirelli ha avuto un carico sui gemelli. È chiaro che se giochi tutte le partite non hai mai una possibilità di un cambio, eccetera. È evidente che soprattutto chi non è abituato a certi carichi è evidente che paga. Poi c'è l'esperienza o meno del calciatore, mi spiego meglio. Chi lunedì aveva i flessori carichi ha detto: mi sento carico i flessori, ha recuperato martedì e mercoledì stava bene. Giannetti, che aveva l'adduttore carico, non ha detto niente, ci è andato sopra e puntualmente il muscolo è peggiorato, quindi niente di gravissimo, però è peggiorato. Tutto questo fa parte della crescita dei giovani che devono imparare. Siccome c'è un rapporto di grandissima e reciproca fiducia, il fatto di saltare un allenamento non significa saltare la partita, significa avere la possibilità di fare la partita, mentre invece ancora nell'ottica del giovane, se non mi alleno, siccome sono estremamente disponibili, se non mi alleno rischio di non giocare, quindi questo è un po'. Poi ci sono mille altri. Queste qua che sono sciocchezze, poi Billong non ci possiamo fare assolutamente niente, Yalov non ci possiamo fare assolutamente niente. No, 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 certo che sì. Cambia qualcosa, ovviamente tanto nell'inerzia Beh, dell'attacco, perché se c'era un ballottaggio adesso non c'è. cambiano le caratteristiche, cambiano le possibilità, perché questo, al di là delle caratteristiche, elimina anche la possibilità di cambi ulteriormente, quindi, e viene tutto alla vigilia di una settimana, di tre partite una settimana, quindi direi che ci siamo allenati nelle precedenti settimane per essere in grado di sopportare psicologicamente certe situazioni. Quindi, mancano dei giocatori, ci sono altri giocatori che hanno assolutamente voglia di rientrare, magari non in grado di fare 90 minuti, però hanno voglia di rientrare a far parte del gruppo, della partita e perché no del risultato. Quindi ne prendiamo atto, nessun dramma, c'è solo la consapevolezza che sarebbe meglio esserci tutti, sarebbe stato meglio avere la possibilità di fare dei cambi, ma se questo non c'è andiamo avanti ugualmente. Ma io, allora, il campionato di Serie B non lo vedevo da circa 8-9 anni, quindi non c'è un solo giocatore che giocava quando ho fatto l'ultimo anno di Serie B, io. Quindi sono tutti per me nuovi nel 90. Sì, perché è un retrocesso. Il 90% sono tutti nuovi. È un campionato questo dove secondo me si mischia la qualità di alcune squadre, comunque di alcuni giocatori di alcune squadre, con un'organizzazione, cioè c'è chi ha l'organizzazione e cerca di colmare il gap contro le squadre che hanno maggiore qualità e viceversa. È chiaro che se poi una squadra avesse anche organizzazione e qualità, chiaramente riuscirebbe a fare il vuoto. Vedo che tutto sommato è presto per parlare, perché è un campionato appena iniziato, però basta pensare che nel giro di 3 punti ci sono 10 squadre, quindi vuol dire un campionato assolutamente che deve ancora prendere corpo. Per quanto riguarda il Perugia è partito. Da quello che mi risulta, no? È uno di quelli che era partito per fare un campionato importante, cioè per giocarsi la promozione, magari un gradino sotto rispetto a Benevento e quelli che hanno investito molto economicamente, però credo che abbiano l'ambizione di giocarsi la promozione. Quindi, poi ci sono giocatori, secondo me, anche lì dentro di qualità, quindi è una squadra che
che tra l'altro di quelle che abbiamo incontrato forse la squadra più particolare, nel senso che le altre erano abbastanza decifrabili, questa gioca in maniera un pochettino più, in maniera diversa, mettiamola giù così, quindi è una partita estremamente delicata, ma è una partita che, allora, se parlo come allenatore della Salernitana, cerchiamo di fare una buona partita, un buon risultato. Se parlo come allenatore in generale, è una partita che mi incuriosisce molto, perché vediamo che cosa fanno, vediamo se siamo capaci di leggere le cose, perché questo è il prossimo step che dobbiamo andare a fare, perché a Venezia abbiamo fatto, secondo me, alcune cose buone, ma non abbiamo mai, come posso dire, non siamo mai stati chirurgici, siamo sempre, abbiamo esposto delle situazioni che noi siamo concettualmente ora in grado di fare, però da quelle situazioni poi bisogna andare a cercare di raccogliere. Quindi è chiaro che tutto questo avviene piano piano, stiamo lavorando in questo senso, continuano a lavorare con grandissima disponibilità, quindi, però è chiaro che la mentalità, l'esperienza, direi l'aspetto caratteriale dal punto di vista tecnico, cioè la leadership, cioè, sono tutte cose che non sono esagerate in questa squadra, quindi dobbiamo semplicemente lavorare, perché, e siccome c'è una grandissima disponibilità, credo che arriveremo a un momento in cui noi avremo tutte queste cose. Nel momento che avremo tutte queste cose, noi ci presentiamo. Oggi noi stiamo partecipando, noi non vogliamo partecipare, noi vogliamo presentarci. E allora, per presentarci è evidente che bisogna creare i presupposti per farlo. Tutto qua.